La domanda che spesso mi viene posta è: può un non giapponese comprare una proprietà in Giappone? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo sarà un video in cui vi farò scoprire come è comprare una casa in Giappone, quali sono le procedure per farlo e come è possibile anche per gli stranieri comprare una proprietà in Giappone. In questo periodo sto un pochino cercando una casa da comprare qui a Tokyo e me ne hanno proposte di un po' meno carine, altre di più decenti. Non ho ancora deciso in quale ambito mi voglio spostare, però diciamo che so che ci metterò molto tempo. Questo video vi farò comunque vedere una casa che sono andata a vedere proprio oggi. Sulla carta sembrava carina, poi andandola a vedere mi sono reso conto che era un pochino troppo stretta come abitazione, sarebbe diventato un po' scomodo. Poi era una casa su 3 piani, aveva il bagno al primo piano, quindi diciamo carina, però uno si aspetta qualcosetta in più, ecco. Almeno mi sono fatto un po' un'idea di quanto possono andare a costare le case in Giappone e che tipologia di casa magari vorrei andare a comprare, ecco. Cercherò adesso di vedere anche delle case un pochino più distanti da Tokyo per farmi un po' un'idea e vedere se ce ne sono di più appetibili, perché questa casa che vi farò vedere è da 70 metri quadri, diciamo che insomma, il posto dove era posizionata la casa mi sembrava molto carino. Se fosse stata giusto, cioè il doppio più grande, sarebbe andata bene. Che praticamente era tutta divisa in varie piccole stanzette e non ce n'era una che proprio, cioè, mi consentiva di avere un grande spazio. Quindi preferirei magari una casa con meno stanze, però più aperta. Quindi adesso sto un po' valutando se riesco a trovare qualcosa. Mi piacerebbe assolutamente riuscire a trovare qualcosa per la fine dell'anno. Spero di riuscire a trovare una casa che mi piace. In ogni caso, in questo video non voglio solamente farvi vedere questa casa che sono andata a vedere, ma voglio anche condividere alcune informazioni su com'è comprare una casa in Giappone. E che devo dire che il Giappone è uno dei pochi paesi che ti permette di comprare la land, perché per esempio a Singapore il massimo dei contratti, da quel che mi hanno detto amici, è che tu puoi avere la land per 99 anni e dopo non è più tua. In ogni caso il Giappone ti permette di comprarla e adesso in questo video vi farò vedere un po' com'è comprare le case in Giappone. Prima di mostrarvi i vari step da fare per comprare una casa, vi faccio vedere quella che mi hanno presentato a me. Ecco questa. Sembra un po' un Windows. Costava 48 milioni di yen, quindi 368 mila euro. Ecco, questa è la dispensa, come potete vedere. Entrate, c'è subito il cesso. In Giappone il gabinetto deve essere separato dalla shower. Infatti in un'altra stanza poi andremo a vedere adesso che c'è il bagno bello separato. La vasca era carina, il bagno era nuovo, quindi era proprio, insomma, mi piaceva la vasca, perché di solito in Giappone le vasche sono diverse, quelle insomma di appartamenti un po' più vecchi. Poi si saliva le scale e si arriva in cucina. Questa è la cucina, abbastanza spaziosa devo dire. Poi a me piace subito aprire tutti i cassetti possibili ed immaginabili, un tavolino piccolo, ecco, per una famiglia forse un po' scomodo. E dall'altro lato invece c'era un'altra stanza in cui c'era questo divanetto, sofà, e ovviamente questi sono i mobili esposti. Poi, cioè, se uno vuole comprare una casa, si compra i suoi mobili. Risalendo le scale si arriva nelle altre due stanze, che c'era questa piccola stanzina per i bambini, credo, non lo so, che non ho al momento. Ecco poi qui, come potete vedere, la vista che fa tanto Giappone, questa scrivania tanto caruccia. E vabbè, dell'altra stanza mi sono dimenticato di fare le riprese, potete vedere solo questo armadio. Come vi dicevo, però, il problema principale è che bisogna fare tutte queste scale per andare al cesso, quindi no grazie. Bene, allora iniziamo subito col dire che il Giappone si sta lentamente aprendo le sue porte al mondo e dal 2019 ci sono molti più stranieri qui in Giappone e infatti sono saliti al 2,7 milioni e rappresentano il 4% della popolazione. Tuttavia, se sei uno straniero e stai pianificando di comprare una casa qui in Giappone, sia per uso privato che come investimento, ci sono molte cose da considerare, tra cui le procedure legali, i finanziamenti e anche le differenze culturali
fattori che possono influire sul successo dell'acquisto di immobili in Giappone. La domanda che spesso mi viene posta è: ma può un non giapponese comprare una proprietà in Giappone? Questa è proprio la prima domanda fondamentale a cui vi posso rispondere subito con un sì. È possibile acquistare sia terreni che proprietà in Giappone. Non è richiesta nessuna cittadinanza o visto di residenza. In effetti il processo è molto più semplice di quanto si possa pensare e le stesse regole e procedure legali che si applicano per gli acquirenti giapponesi si applicano anche per gli acquirenti non giapponesi. Passiamo adesso a farvi una guida di quali sono i punti più importanti da seguire per poter comprare un'abitazione. Allora, la prima cosa da fare secondo me è contattare un agente immobiliare. È una decisione comunque importante comprare la casa e decidere di investire denaro in una proprietà, e ciò che bisogna fare è affidarsi spesso a una guida di professionisti del settore immobiliare, a meno che non siete delle persone che proprio se ne intendano di immobili, perché se non lo siete comunque un'agenzia immobiliare vi può dare sicurezza legale, la traduzione magari dei documenti, una consulenza professionale sui prezzi e anche le tendenze del mercato e favorire comunque tutte le trattative, qual è comunque la vostra priorità all'interno della casa, i vostri requisiti e soprattutto il vostro budget. La seconda cosa da fare è dipende qui se volete comprarla in contanti o se volete comprarla attraverso una banca, però se volete chiedere un mutuo eccetera eccetera bisogna comunque consultare una banca. Le banche giapponesi possono ufficiosamente, diciamo, preapprovare la vostra richiesta di prestito e questo può essere un importante merce di scambio quando andate a parlare con un venditore, perché spesso magari i giapponesi non si fidano degli stranieri, magari perché comunque sapete un giapponese è più facile da contattare, mentre uno straniero potrebbe tornare nel suo paese, sarebbe molto più complicata la procedura. Quindi diciamo che in Giappone, che essendo una società anche fortemente legata sulla fiducia, avere l'approvazione verbale della banca può rendere il venditore più fiducioso nei vostri confronti e essere più propenso a voler chiudere l'affare. Dopo aver esplorato comunque le vostre, diciamo, opzioni finanziarie, si può passare a vedere la proprietà che desiderate insomma comprare. È sempre importante avere un consulente affidato a fianco a voi durante questo processo per essere sicuri di essere consapevoli degli standard di mercato e gestire realisticamente le vostre aspettative. Chiedete sempre al vostro agente di accompagnarvi per visionare in loco l'abitazione a cui siete interessati. Gli standard della proprietà in Giappone possono essere molto diversi magari da quelli che si possono avere in Europa, in Italia o anche negli Stati Uniti. Meno dell'1% dei nuovi appartamenti che sono stati costruiti in Giappone dal 2017 sono più grandi di 100 metri quadri. Qua si sta parlando di Tokyo, ovviamente se andate a vivere in campagna i prezzi sono ben diversi, ma è comunque anche diverso dire ho una casa a Tokyo o ho una casa, che ne so, in qualche posto sperduto nel Giappone, capite? Ovviamente se andate a vivere in Hokkaido sarà molto più facile trovare case anche di 200 metri quadri per prezzi molto più competitivi. Tuttavia non scoraggiatevi comunque, perché dal 2018 sono stati creati comunque anche in Giappone quasi 37.000 nuovi condomini, soprattutto nella zona di Toyosu, e queste superano i 100 metri quadri, quindi se vi interessa una casa più grande e potete permettervelo potete andare a vedere questi luoghi. Ecco, si passa alla quarta fase in cui dovrete esprimere la vostra volontà di comprare questa abitazione e da lì si inizierà a fare un po' un check di chi siete e essere sicuro che sia tutto in regola. Da quel momento in poi voi sarete considerati un serio potenziale acquirente. La quinta fase è quella in cui iniziano le negoziazioni e i pagamenti iniziali. Si negozierà un pochino tutti i dettagli riguardanti il prezzo e l'acquisto e i possibili metodi di pagamento e i tempi eccetera. Il processo può durare da una settimana a un mese circa, poiché entrambe le parti devono fornire determinati documenti. Ovviamente se pagherete in contanti questo processo sarà molto più rapido,
si passa poi a formulare il contratto, un insieme di documenti che include la registrazione del titolo della proprietà, il tipo di proprietà, la descrizione legale della proprietà e qualsiasi altra disposizione in caso di cancellazione del contratto. In questa fase un deposito in contanti dovrebbe essere pagato al venditore, di solito si parla del 10%, questo soprattutto per chi la vuole comprare in contanti. Ovviamente chi chiede magari un prestito alla banca può comunque versare un deposito, che così avrà degli sconti perché comunque anche la banca si prende, diciamo, la sua fetta se voi chiedete un mutuo. Arriviamo alla settima e ultima fase, che è la liquidazione finale. L'acquirente trasferirà il saldo rimanente sul conto del venditore e il titolo della proprietà sarà trasferito all'acquirente. Ecco, questa più o meno è come comprare una casa. Spero che questo video vi sia servito. Adesso vi lascio ai saluti finali. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto, vi pregherei di lasciare un mi piace e noi ci vedremo al prossimo video. Un abbraccione da Seba, ciao! Una cosa che ci tenevo a mostrarvi in questo video è il mio ufficio, che si trova al 28° piano di questo palazzone di Shinagawa. Guardate quanto sono carini gli interni. Tra l'altro mi hanno chiesto come voglio arredare la mia stanzetta. Vabbè, ancora non ho deciso, vi farò sapere. Passiamo alla parte più interessante di questo video, in cui vi mostro tutte le prelibatezze che mi sono gustato. Ecco qui, come potete vedere, mi hanno portato lotoshi, che sono praticamente il coperto. In Giappone tu paghi il coperto ma ti portano anche qualcosa di buono da mangiare. Poi qua mi sono preso delle uova con la nira, questa un po' di potato salada e poi una serie di yakitori. Questo un po' più particolare con la pancetta e il pomodoro e poi qua abbiamo quelli un po' più classici. Poi abbiamo anche questi pezzi di pollo, questo è sasami, con il wasabi ma anche con il natto. Devo dire che magari a molti italiani può sembrare non piacevole, ma in realtà questo mix di sapori che si scioglie veramente in bocca è davvero piacevole. Tra l'altro mi sono preso questo yakitori con il formaggio, che è molto particolare, e ho completato con queste polpette e lo shiitake, che per chi non lo sapesse è uno dei funghi dal sapore più intenso che esista secondo me, ed è buonissimo. Poi sono andato in un altro locale a prendermi una highball, che sarebbe il whisky con la soda, e anche qui è arrivato l'otoshi, come vi dicevo, al posto del coperto. Queste buonissime conchiglie, gnam gnam. Buonissime, io adoro le conchiglie, poi quando sono fresche così, mamma mia, me ne mangerei 5, però poi non sto mai benissimo se mangio troppe conchiglie, quindi evito. Vi faccio anche vedere che cosa ho mangiato a colazione, sempre durante questa settimana, che direi che questa settimana dieta niente. Questo caffè, come potete vedere, è praticamente molto acquoso, vabbè, a me non piace il caffè troppo forte, quindi va bene, e mi sono preso questo ben di Dio, come potete vedere queste buonissime pancake, erano appena sfornate quindi ancora calde ma belle, fuori croccantissime, dentro morbidissime. Proseguiamo questa gita di tutti i ristoranti con uno della cucina di Sichuan, che voi sapete quanto io adoro la cucina di Sichuan. Ecco, questo sarebbe un tantamme ma senza la zuppa. Come potete vedere non c'è zuppa, quindi è super, diciamo, piccante, però è quel tipo di piccante che però non vi pizzica la bocca ma vi fa venire come un fornicolio. È una cosa un po' strana, è come se vi si addormentasse un piede, ma in questo caso vi si addormenta la lingua. A me piace tantissimo, anche perché dopo che ve lo siete gustati, se la vostra lingua inizia a, diciamo, formicolare e vi bevete dell'acqua, quell'acqua avrà un sapore buonissimo. Per bilanciare tutte queste cose, diciamo, piccantissime, mi sono anche preso dei ravioli, rigorosamente nella salsa di soia, così un po' bilanciato. Ecco, proseguiamo anche con questo buon caffè. E poi vi porto a cena, siamo andati in questo ristorante chiamato Kitsune, dove fanno della buonissima, non buona di più, tempura. Ecco ragazzi, penso che le immagini si commentino da soli, quindi non voglio dire altro. Io vi voglio augurare una bellissima e piacevole giornata. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, che così mi aiuterete a crescere. Condividetelo con i vostri amici, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di tutto questo ben di Dio. Se avete dei suggerimenti su che tipologia di video fare eccetera, fatemelo sapere. Sto cercando di realizzare adesso
messo di nuovo due video a settimana. Sono riuscito a trovare due persone, anzi tre o quattro, che mi stanno aiutando con l'editing dei video, quindi penso di riuscire a fare dei video un po' più spesso. Ci saranno comunque anche dei video editati da me, come per esempio questo video qui. E io vi mando un mega salutone, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora.